Alla fine la squalifica è arrivata, le 4 ammonizioni, anzi le 5 ammonizioni. Sì, purtroppo è arrivata e devo dire che mi dispiace molto, più che altro anche per come è arrivata, perché insomma un cartellino che poteva essere evitato da parte mia sicuramente, ma insomma anche l'arbitro poteva essere un po' più clemente, però ora vedere meglio anche alla fine. Assolutamente, quello soprattutto, dato che insomma anche rivedendola l'azione del gol è ancora brucia e brucia ancora tanto. Ma tu eri lì, abbiamo visto proprio le immagini, che cosa vi ha detto, ti ha detto l'arbitro, perché ho visto che ci sei andato proprio vicino? Onestamente, guarda, era un po' in difficoltà in quel momento, sicuramente avrà visto qualcosa che poi onestamente non ha saputo spiegarci, ha detto che forse aveva visto un contatto e che doveva rivederla, però insomma poi si è anche scusato, dato che insomma l'errore è costato 2 punti. Riposo domenica per essere pronto a Messina? E spero di sì, sicuramente tornerò disponibile per il Messina, mi allenerò duramente come ho sempre fatto, come facciamo insieme a tutti i miei compagni, per poter fare queste 2 trasferte e portare più punti possibili a casa. Aspetti l'ultima domanda? Sì. Aspetta. Quando arriva il rinnovo? Non lo so. Ti dico la verità, non lo so, ora sono concentrato sul campo, spero di poter dare un contributo importante per la squadra e ci penso relativamente poco, perché non voglio che questo porti via energie nervose che voglio dedicare solamente al Pescara e ai playoff. Ma Pescara è la tua priorità, questo lo possiamo dire contrattualmente? Assolutamente, assolutamente.